Ciao a tutti, sono sempre io, Campanale Stefano, ovvero leader della rubrica Poveranza, e spero che dal video precedente abbiate comprato qualche foil, qualche ultimate, qualche secret. Mi raccomando però, in prima edizione, se no non vale. Oggi vedremo un altro mazzo del GOT format, parleremo di Ham o Reasoning Gate, può essere visto in vari modi. Prosciutto! Esatto, bravissimo. In pratica si basa su calare tanti prosciutti e attaccare l'avversario a colpi di San Daniele. E di conseguenza veniamo adesso alla profile del mazzo. Mi raccomando, la parola d'ordine è ragionando, temi tu del mock. Ok, iniziamo con la profile di Ham, Reasoning Gate, uno dei mazzi più odiati del GOT format, in quanto GOT format è famoso per essere un meta lento. Tuttavia questo è un OTK in GOT format, che è una roba imbarazzante. Allora, questo mazzo si basa OTK, pesto di ignoranza, me ne frega niente delle risorse, chiudo. Perde come monarca, perde da solo, ovvero sì, autobrick. Sarà molto veloce perché le carte sono più o meno quelle con l'engine Ham. Quindi, un BLS, fortissimo, cioè BLS, OP. Tre stregoni del caos, tutti rigorosamente da TP. Scusate. La base del mazzo, ovvero il mazzo si basa su avere Light and Dark al cimitero, bannarli, dopodiché fare Dimension Fusion, che era 3, pago 2000 e riborno tutto, tra cui ci sarà Jinzo, GG Wellplay. The Mock senza errata, quindi quando entra riaggiungerà magia, tutte le carte che lui attaccherà saranno bannate e quando lui viene rimosso dal terreno andrà bannato, molto comodo per Dimension Fusion. Andiamo con i vari livelli di ragionando, perché questo mazzo gioca a 3 ragionando. Livello 7, Mystical Nether Jackal, molto comodo perché quando uccide un mostro in battle lo mette in cima al mazzo, quindi tipo Sangha, Serpente, non parto. Sì, un Raiza più grosso e 1200 in difesa. Jinzo, così quando fai Dimension Fusion non becchi torrenziale o forza riflessa sull'attacco finale. Sunka, Air Knight Parshat, vabbè, grosso, poi 5, diamo fastidio con ragionando. E come ultimo mostro, due Cru Sacra, comoda come normal, se viene specialata pesco 1 e poi è luce, ci sta. Le magie, 3 ragionando. Questo è il problema del mazzo, i ragionando sono common e quindi ragazzi, siamo bruttissimi gold, piuttosto common. La rubrica sarà anche poveranza, quindi odiamo le common, odiamo tutto, ma con un po' di rigore. Cioè ragionando gold è orribile, piuttosto common, e se lo dico io. Ragionando, se non dicono 8 ed entra Democ hanno perso, se dicono 8 ed entra Jinzo hanno perso, quindi... Monstergate esiste da Dusa e mi fa cagare, quindi lo gioco common per la stessa identica ragione. E che cazzo, è orribile con tutte quelle righine lì. Ma è una profile di Fermo. Monstergate, esattamente, si usa per evocare Decatron. Infatti anche Dimension Fusion fa combo con Infernoid. Monstergate non dà la scelta all'avversario, cioè il primo mostro che Millo entra, quindi... La carta più forte del mazzo, che ai tempi era a 3, adesso è meglio che stia manco a 1. Dimension Fusion, rigorosamente da Yokin prima, se no ragazzi evoca solo l'oppo. Pago 2000, tutti evochiamo, tutti bannati, e dalle mie parti si chiama OTK. La puoi mandare lì per la pianta. Ovviamente c'è la combo che se fate Link, Jinzo e Democ, fate Preda Plant, pago 2000 e reborno tutti. La Santa Triade non può mai mancare in nessun mazzo GOT, se no che cazzo giochiamo a fare GOT senza di queste, raga. Dai. Tifone V-Storm, metti caso che non hai Jinzo, fai queste, GG Wellplay. Snatch Steel, rubiamo le partite. Sepoltura prematura, bentornato BLS, o se indovina di ragionando The Mock, sepoltura prematura e ritorna in vita e riatti magari ragionando. Mostro reincarnato Tech, per riprendere i sorci e i BLS millati, perché stregone e BLS di ragionando e Monstergate non possono entrare, quindi andranno automaticamente al cimitero e andremo avanti a millare finché non esce The Mock. Fulmine Voltex, Tech, scarto uno perché la mano è brick in una maniera incredibile, però spacco tutti i mostri, ho Light and Dark al cimitero e Dimension Fusion prende vita. Due Libro della Luna, sempre quelli da CP perché ovviamente sennò non è poveranza.
Non è che ne abbiamo due, basta, ne abbiamo quattro. Ne abbiamo sette. Ecco. E servono a difendersi finché non riesci a avere la chiusura in mano. Crossout, stesso motivo, non vogliamo che prenda troppo vantaggio mentre non abbiamo la chiusura. Tre capre espiatorie, sempre da RP. A differenza dei GOT Control, se ne giocano tre perché vogliamo difenderci e sono comodi da tributare di Monster Gate o per la nostra amatissima Metamorfosi, che sfrutta molto di più fusioni come Dark Balter, perché abbiamo 5, 6, 7, c'è Re Dragone, Demok diventa Drago Mitraglia e vanno tutti al cimitero pronti per essere bannati e resuscitati. Uniche trappole, torrenziale di difesa, Ring of Destruction per rubare le partite, perché si rubano lo stesso, e Call of the Hunted, perché è molto comoda se di Reasoning dicono 8 e minano The Mock, tu lo resusciti e mi spiace per loro, perdono lo stesso. I nostri 4 immancabili token, fortissimi perché li evochi di capro, e l'extra è esattamente uguale a quello di prima, perché ricordiamo l'extra è infinito. Quindi mostriamo soltanto i livelli per fare i figli, ma l'extra è tutto quello di prima. Guardate l'altro video se non l'avete visto per vedere l'extra e soprattutto i livelli 5 e livelli 6 cosa fanno, perché in questo mazzo sono molto più forti rispetto a God Control. Vale, mandateci anche una foto nei commenti del vostro conto corrente per vedere se si sono abbassati o meno rispetto a quando avete iniziato a giocare a GOT. Esatto, soprattutto nei commenti mandate le foto delle CP e TP che avete acquistato vedendo lo scorso video, perché è importante avere delle CP e delle TP, se no non vi possiamo considerare duellanti. Sì, a me di questo non me ne frega un cazzo. Poi mandate le foto di vostra madre e vostra sorella a nikipala96@gmail.com, mettete l'oggetto e siete a posto. Ma nude o meno? Ma guarda, oddio, adesso chiedo, perché imbarazzi, diciamo non censurate, perché si possono giocare le uncensored in GOT, quindi uncensored. Giustamente. Con questa chiusura chiudiamo la profile e ci vediamo tutti a e ci vediamo alla prossima rubrica di Poveranza. Questo programma è stato offerto da... Prima Stefano si sentiva solo anche quando era in mezzo a tanta gente, con tutte le sue carte costose. Poi ha conosciuto i ragazzi della Qui Coffee & Comics di Treviglio, ha condiviso con loro pranzi, tornei e tante flexate. Vivono mesi insieme, guidati dalla banda della Konami. Oggi, con quelle parole dentro, Stefano fa parte di GGD e lo sarà per sempre.